Benvenuti al Teatro Morlacchi, benvenuti a una delle serate conclusive di questa rassegna in questo teatro che è uno dei luoghi storici del festival. Abbiamo avuto, stiamo finendo di vivere una delle edizioni veramente più incredibili che io ricordi, e sono il signor Giona Trentina dietro di me, di edizioni di Umbria Jazz, forse di più, 32. Quest'anno è stato un anno veramente bellissimo e veramente importante. Tra le tante cose ve ne voglio ricordare una, che è il chiostro di Via della Viola, dove dalla mattina alla notte si sono succedute cose incredibili. Alla mattina, per la prima volta, io lo ricordo a tutti, l'ho già detto tante altre volte, l'impegno di Umbria Jazz per la formazione. I didatti dell'associazione Jazz La Scuola hanno portato formazione al jazz, al linguaggio del jazz, al gioco nella musica, al gioco nell'improvvisazione, bambini anche piccolissimi. È la prima volta che questa cosa succede nel festival, vorremmo veramente che questa cosa continuasse e speriamo che possa continuare, perché crediamo che sia molto importante per il futuro, non solo di questo festival, ma in generale, di tutti coloro che sono esposti, tutti coloro, sentite, che sono esposti alla musica da bambini, diventano esseri umani migliori. Ma grazie mille, grazie davvero, grazie, io ci credo molto in questo, e credo che anche il Umbria Jazz in questo momento ci creda molto. Bene, veniamo oggi, Paolo Fresio e Lars Danielson. Paolo Fresio lo conoscete tutti, sapete tutti chi è e cosa ha fatto, è una delle personalità più importanti nel mondo del jazz contemporaneo, non solo in Italia, direi veramente in tutta Europa, ed è molto conosciuto nel mondo. È una figura di riferimento per un'intera generazione di musicisti, di addetti ai lavori anche, il suo festival di Italian Jazz per tanti aspetti è stato veramente anche d'avanguardia per molte delle cose che sono state fatte per la prima volta in quel festival. Il progetto di oggi nasce da un disco uscito per l'Asset che si chiama Summer Wind, e che è stato un frutto di un incontro tra due personalità musicali che si stimavano, due persone che si stimavano. Prima Paolo mi diceva, forse la cosa più interessante che si può dire di questo disco è che l'Asset aveva prenotato lo studio per 3 giorni. Alla fine del secondo giorno il disco era fatto, non avevamo più nulla da dire perché era completo e andava benissimo, è stato un fluire di musica ed è esattamente quello che andremo ad ascoltare oggi. Signore e signori, Umbria Jazz, Teatro Morlacchi, Paolo Fresio, Lars Danielson, grazie.